Allora Guillaume, finalmente torni a giocare dopo un periodo in cui non sei stato ecco, in campo. Sì, sono tornato, adesso mi sento bene, il ginocchio a posto, non mi fa male. Ho avuto buone sensazioni i 4 primi giorni che abbiamo fatto, quindi sono contento. Per te l'anno scorso è stata una stagione abbastanza difficile, puoi raccontarci cosa è successo? Sì, una stagione brutta possiamo dire, perché sono andato in Spagna 6 mesi, ho fatto la recensione con l'Empoli. Poi sono andato in Spagna, poi ho fatto la recensione con gli spagnoli, poi sono tornato a casa, il Foggia mi ha chiamato, ho fatto un sacco di cazzate l'anno scorso, quindi meno male che mi ha chiamato il direttore qui, perché sennò sarei ancora a casa. È capibile che in questo momento tu abbia tanta voglia di riscatto, di ritornare in campo, di giocarti le tue possibilità e magari riprenderti quello che hai perso? Sì, ho voglia di fare ancora meglio che ho fatto 3 anni fa quando ero qua. E beh, sappiamo tutti che portiamo la maglia del Foggia, quindi dobbiamo fare tutti bene e tanto stiamo lavorando bene, anche il mister è bravo, quindi abbiamo tutto per far bene. Ecco, lasciato il Foggia in C1, quell'anno lì non si iscrisse al campionato, ripartì dalla Serie D, tu hai fatto questo percorso che ci hai raccontato, adesso ritorni. Che piazza ritrovi a distanza di 3 anni? È diversa? Sì, la sento meglio perché quando c'ero io c'era un po' le voci che giravano che la società stava fallendo, allora era brutto. Adesso no, la società è sana, con dirigenti buoni, c'è un buon ambiente, anche nelle spogliatoie è diverso. Quindi no, quest'anno molto meglio. Già dall'anno scorso già ho visto che era molto meglio di 3 anni fa. Hai parlato di spogliatoio, com'è lo spogliatoio che sta nascendo? È nato già un gruppo da 2 anni fa già che hanno lo stesso gruppo, io mi sono integrato l'anno scorso, è un gruppo bravo, un gruppo che ci parla tanto, c'è molta comunicazione, quindi è così che possiamo fare risultati, solo così. Che impressione ti ha fatto il mister? Buona impressione. È bravo, anche giovane, quindi anche lui ha voglia di far bene, ci ha fatto capire che quest'anno abbiamo un ruolo importante, quindi non possiamo sbagliare. Sarà un campionato difficilissimo perché ci sono molte grandi piazze, alcune provenienti dalla Serie B, molte proveranno ad andare in Serie B, come la prevedi la stagione? Dobbiamo prendere partita dopo partita, non dobbiamo pensare a far bene o a dire dobbiamo finire al terzo posto, primo posto, a salvezza, dobbiamo prendere partita dopo partita, lavorare bene, questa secondo me è la chiave di tutto. Tu una salvezza col Foggia sul campo l'hai ottenuta, qual è l'errore che non bisogna commettere l'anno prossimo, questa stagione per salvarsi? Questa è una bella domanda, non lo so, ti ripeto, non bisogna... Dobbiamo essere tutti concentrati, tutti uniti, compatti per giocare insieme, non dobbiamo pensare agli obiettivi personali, questo passa dopo, ma dobbiamo prendere partita dopo partita e poi secondo me le cose andranno da sole perché stiamo lavorando bene. Ultima domanda, hai detto non dobbiamo pensare agli obiettivi personali, però qualcosina a questa stagione te la chiedi, sì. Cosa vorresti? No, certo, questo abbiamo tutti un obiettivo personale, però prima l'obiettivo della squadra, la società. E comunque il mio obiettivo personale è di giocare, di sentirmi bene, poi se posso fare qualche gol le faccio.